Com'è la situazione al campo base del Nanga Parbat? Oggi è stato un momento abbastanza emozionante, hai raccontato, sono partiti i polacchi, i vostri amici polacchi. Due cordate diverse con le quali però si è creato un grande feeling. Sembra strano nello sport raccontare una cosa del genere, invece c'è proprio una grande condivisione di intenti, di sentimenti, di emozioni. A proposito di alpinismo e di uomini, ho letto molte cose che avete scritto, tu, David, Simone, molte cose che hanno a che fare con l'animo umano, cioè bisogna andare verso gli 8000 per scoprire delle parti più intime di noi stessi. Avete scritto delle cose molto belle, molto emozionanti, che alla gente hanno fatto molto piacere. Forse in quei posti si capisce veramente un po' di più dell'animo umano. L'ultima cosa un po' più futile, vi hanno fatto la pizza l'altro giorno? Ho visto una foto di David con una specie di pizza.
Davide Simone Pazzo del Bando in Alto, cerca di essere, di dare le sue 5 stelle e le mette tutte in campo, quindi oggi abbiamo avuto la prima. Com'è la pista pakistana? Diciamo che la pizza pakistana non ha molto a che vedere con la pizza che siamo abituati a mangiare, ma devo dire che sapendo dove viene cucinata su un fornello normalissimo, senza forno, un fornello a kerosene, secondo me più che una pizza quella lì è un'opera d'arte, quindi mangiarla è anche proprio il dire grazie per